In questo filmato ci occuperemo di realizzare un'imprimitura che può essere utilizzata sia per le tavole che per le tele. E spiegheremo la differenza tra l'una e l'altra. Innanzitutto vi dico gli elementi che servono. Un barattolino di vetro, delle perline di colla, che hanno all'incirca questa consistenza. Una pennellessa piatta, dell'aceto, olio di lino cotto, per l'imprimitura va bene anche quello da ferramenta. Gesso di Bologna, potete prenderlo nelle ferramenta se è di ottima qualità. Potete anche utilizzarlo, cioè comprarlo nel negozio di belle arti, oppure potete utilizzare anche il bianco di zinco, costa un pochettino di più, chiaramente è migliore. E viene utilizzato anche come pigmento per i colori, però gesso di Bologna va benissimo. Questi sono gli elementi di base. E come preparare l'imprimitura? Ci muniamo di un cucchiaio, mettere la colla all'interno di un contenitore di vetro e mettere circa 3 volte il volume di acqua fredda e aspettare qualche ora. Queste si gonfieranno e diventeranno una massa gelatinosa. E mettete l'acqua, anche fredda, e chiudete. Ci vediamo tra un po'. Ho cambiato barattolo perché mi serve una quantità maggiore, quindi quel barattolino era troppo piccolo. Questa all'incirca è dopo circa mezz'ora che l'abbiamo messa a mollo, ancora è abbastanza liquida. Mi ero dimenticato di dirvi che assieme all'acqua va aggiunto l'aceto. Perché va aggiunto l'aceto? Diciamo che per questa quantità metto circa un cucchiaio di aceto, non di più. Perché se non la utilizziamo del tutto, questa colla, si guasterebbe, diventa proprio marcisce e l'aceto, diciamo, riesce a farla durare molto di più. Considerate che una colla del genere, se io la conservo per circa un mese senza che subisca variazioni. Adesso la mettiamo a bagnomaria, vi faccio vedere come bisogna fare. Prima di andare avanti, vi consiglio questi due volumi della Oepli, che non è per fare pubblicità a questi volumi di Piva, ma sono dei volumi fortemente consigliati per chi svolge questa attività a tempo pieno. Trovate tantissime ricette e tanti consigli utili per l'attività pittorica. Ponete sul fuoco un pentolino con un pochino d'acqua. Mettete un piattino del caffè al contrario dentro il pentolino in modo che il barattolino non poggi direttamente sul fondo perché non deve bollire, ma si deve semplicemente riscaldare, quindi non deve superare i 100 gradi. E questo pentolino fa al caso nostro. L'acqua è un pochettino poca, ne aggiungiamo un altro po'. Poniamo il barattolino dentro il pentolino e portiamo a temperatura. Vedrete che la colla si scioglierà. Dopo circa mezz'oretta inizia a bollire l'acqua e dopo un 10 minuti di bollitura, questa diciamo che è la consistenza della nostra colla. A questo punto si è totalmente sciolta con l'acqua. Vi faccio vedere pure, non è caldissima. Nella parte superiore vedete che c'è questa schiuma. Questa schiuma va eliminata, va tolta. La togliete
perché non va bene. Diciamo che la parte, la sporcizia che c'è in queste pelli emerge e va nella parte superiore. Deve rimanere solo la parte sottostante, che è un pochettino più cremosa. Lasciatela a bagnomaria per un bel po' di tempo, perché i pezzettini di colla devono fondersi, cioè sciogliersi totalmente nell'acqua. Una volta che questa colla è, diciamo, lasciata per qualche ora sul fuoco, deve essere per mezzo di un colino filtrata e calda stessa, sempre abbastanza calda. Adesso, facendo attenzione a non bruciarsi, togliere il barattolino dal fuoco, metterne un altro e questo filtrarlo con un filtrino. Come vedete, con questo colino tutte le impurità rimangono all'interno del colino stesso. Ce ne sono pochissime di impurità, la maggior parte si è sciolto. Questa, diciamo, è la nostra colla. Aiutandovi con un coltellino molto affilato, togliete tutte le imperfezioni che ci sono nella tela. Aiutandoci con un piattino di plastica ancora calda, ne diamo una mano sulla tela, una mano di colla. Questa operazione si chiama apprettatura della tela. Fate asciugare almeno per 12 ore. Se fate asciugare per 24 ore è meglio. Considerate che per preparare una tela, delle tele, ci vogliono 3 giorni di lavoro circa. Quindi quando le preparate tenete conto che i tempi sono questi e quindi se dovete lavorare l'indomani, non è consigliabile farlo il giorno prima. Sono passate circa 24 ore e questa è la tela apprettata. La superficie è abbastanza asciutta, anzi totalmente asciutta, e sentirete che è un po' aspra perché il passaggio della colla ha fatto alzare un pochettino i peli. Se volete potete dare un colpo di carta vetrata, però non sortirà l'effetto desiderato perché quando passeremo la prima mano con la biacca e la colla solleverà ancora un altro pochino. Però se volete potete passare una carta vetrata fine per togliere queste asperità. Io non le levo poi tutte quante alla fine. Vi voglio fare vedere la consistenza della colla che faccio io con 3 parti di acqua e una parte di colla. Mi sono dimenticato di dirvi che la colla la prendo in un negozio di belle arti e la potete prendere pure voi in negozi di belle arti. Una volta veniva venduta anche nelle ferramenta, ma adesso ci sono altri tipi di collante, quindi non la vendono più. Vedete? È una cosa tipo gommosa, gelatinosa. Questa è la consistenza quando si raffredda. Non bisogna buttarla perché può essere riutilizzata, come noi la stiamo riutilizzando per lo scopo successivo alla prima parte. Questa per dare la biacca, ora vi spiego come fare. La prima cosa che dobbiamo fare è riscioglierla, quindi la dobbiamo mettere di nuovo nel pentolino, sempre a bagnomaria, mi raccomando. Quindi va rimessa di nuovo a bagnomaria per risciogliersi. Togliamo il tappo perché sennò poi viene male a toglierlo perché è calda. E aspettiamo che diventi di nuovo liquida. È consigliabile aggiungere un pochino di acqua, però se volete potete anche lasciarla così, perché tra la successiva bollitura
il raffreddamento perde un pochettino di acqua e quindi sarebbe il caso di aggiungerla. O se no la lasciate così e l'acqua la aggiungete poi in una fase successiva. E aspettiamo che si sciolga di nuovo. Come vedete la colla si è liquefatta di nuovo. A questo punto prendiamo un altro contenitore, magari un pochettino più largo, perché dobbiamo poi intingervi il pennello. Prendiamo una quantità di colla, all'incirca quella che ci dovrebbe servire, e aiutandomi con uno stecchino la diluisco un pochino con l'acqua e la porto di nuovo a riscaldarla. Per le tele utilizzo una semi assorbente per come lavoro io. L'assorbenza, diciamo, dell'imprimitura dipende dalla minore o maggiore quantità di olio di lino che andremo ad utilizzare. Diciamo che per circa 100-120 ml di colla diluita nell'acqua, io aggiungo questa quantità di olio di lino, all'incirca sono 2 cucchiai, 1 cucchiaio e mezzo. Io vado a occhio. E non troverete delle ricette con delle dosi perché questo genere di imprimitura lascia molto, nella sua ricetta lascia molta libertà a chi la utilizza, a secondo gli usi che ne deve fare. Quindi anche se comprate i libri del PIVA non troverete un ricettario con delle dosi. Queste andranno secondo dell'esperienza di ciascun artista e a secondo dell'uso a cui deve rivolgersi questa imprimitura, cioè se deve essere più gessosa e quindi più assorbente o più ricca di olio di lino cotto e quindi meno assorbente. Per la pittura a olio io gradisco averne una semi-assorbente o poco assorbente perché non voglio tanti prosciughi durante la lavorazione. Quindi avere una semi-assorbente significa che l'olio di lino, scusate, i colori a olio, il film del colore a olio trova un supporto non tanto assorbente e quindi dà meno prosciughi nelle varie parti. A questo punto aggiungiamo il gesso di Bologna oppure il bianco di zinco, a secondo quello che avete a casa. Chiaramente il bianco di zinco costa molto di più, io utilizzo il gesso di Bologna perché mi sono sempre trovato bene, sono tantissimi anni che utilizzo questo e quindi continuerò ad utilizzare questo. E diciamo che in questa anestica io aggiungo circa 2 cucchiai di Bologna, anche 3. Quello che utilizzate per preparare l'imprimitura, tenetelo da parte, parlo degli attrezzi. Non li utilizzate voi per mangiare, anche se non sono del tutto nocivi, è bene non utilizzarli per uso alimentare. Diciamo che per quello che mi serve a me, 4 cucchiai di Bologna vanno più che bene. Mi sono dimenticato di dirvi di preparare una quantità che all'incirca riuscite a consumare, perché questa non può essere conservata. Quindi intingiamo il pennello senza toglierla dal fuoco, così per come si trova, e la passiamo sulla tela.
Ma vi preoccupate se ci sono delle striature perché queste verranno via poi con la carta vetrata. Io qui non vi farò vedere i due passaggi che faccio, cioè vi faccio vedere solo questo passaggio per farvi vedere la consistenza dell'anestica, dell'imprimitura che stiamo passando, e poi domani passerò la seconda mano e non farò filmato, e poi farò un filmato solo finale per farvi vedere come passo la carta vetrata. Quindi non vi preoccupate se vengono delle striature, perché queste poi verranno eliminate con la carta, con l'uso della carta vetrata. Adesso io generalmente faccio una cosa, immergo il pennello nell'acqua calda e lo strizzo per bene con un tovagliolo. Lo strizzo, prima gli faccio perdere quanta più acqua possibile, dopodiché lo strizzo per bene. O su un canovaccio di carta o su uno di stoffa, ma vi consiglio uno di carta, quindi questa consistenza. Dopodiché, umido, lo passo sulla mestica. Questo consente alla mestica di risciogliersi perché ancora non è in uno stato, diciamo, di. Non è essiccata e consente di penetrare meglio nella tela. Questa parte superficiale bagnata, dove stiamo passando il pennello in questo momento, sarà diluita con l'acqua, però nella parte sottostante lascerà l'imprimitura perfettamente aderente allo strato sottostante. Diciamo che più che altro livella quello che abbiamo appena passato, perché era dato abbastanza duro, cioè abbastanza denso. Quindi non vi preoccupate, perché questa parte superiore, che sarà diciamo meno densa, un pochettino più diluita rispetto a quella sottostante, ricordiamoci che il pennello non è bagnato, è umido, verrà via nel momento in cui passeremo la carteggiatura. Vedete che si uniforma molto meglio, la passate anche dall'altro lato. Alcuni passano solo questa mano dopo le due passate e si accontentano. Se voi volete, potete anche passare solo questa mano. Se passate la seconda mano, mi raccomando di carteggiare tra la prima e la seconda mano lo strato, cioè questo strato deve essere carteggiato prima di stendere la seconda mano di imprimitura. Se vi soddisfa, potete anche lasciare solo questo strato. Io generalmente ne passo due e poi finisco. Vi faccio vedere solo la carteggiatura dell'ultimo strato passato e poi possiamo chiudere il video. Questa è l'imprimitura che utilizzo io per i quadri. Questa stessa imprimitura la potete utilizzare pure per le tavole. Io utilizzo esattamente la stessa imprimitura sia per le tele che per le tavole. L'unica differenza che ho tra l'una e l'altra è che quella per le tavole la posso lavorare in modo un pochettino più rigido, nel senso che non ho problemi di smontaggio della tela ed eventuale rimontaggio su altro telaio, quindi questa dovrebbe essere più elastica rispetto a quella della tavola. La tavola, una volta che fate l'imprimitura, quella è e quella rimane, a meno che non avete delle tavole molto sottili, che so, lavorate su MDF oppure masonite, però
non ve lo consiglio perché questa asciugandosi poi li imbarca, quindi dovrebbero essere o poggiati e incollati su una tavola molto resistente, o se no poi avete problemi di imbarcatura. Comunque io generalmente utilizzo tele e tavole e l'imprimitura diciamo che per il 95% è uguale a quella che avete visto fino a qui. Ci vediamo per la caffeggiatura. Questo è l'effetto del secondo strato che abbiamo passato di imprimitura. Sul primo avevamo carteggiato un pochino il primo strato, gli abbiamo messo su il secondo e questa è la carteggiatura dell'ultimo strato, ma una passata così leggera, senza voler esagerare, per togliere quelle asperità, sempre se vi danno fastidio. Io faccio iperrealismo e quindi diciamo che mi dà un pochettino fastidio avere una superficie troppo rugosa. E con questa tecnica riuscite non solo a crearvi dei formati che volete voi, ma risparmierete veramente tantissimo su quello che è il costo della tela già apprettata. E non ho altro da dirvi, se vi è piaciuto il filmato vi registrate se volete al mio canale YouTube, alla mia pagina Facebook oppure al mio profilo Instagram. Ciao e alla prossima!